Oggi video a social unificati. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi sì, un video che vedrete su tutti i miei social. Lo vedrete su Facebook, lo vedrete su Instagram e lo vedrete anche su YouTube. E allora, se non siete iscritti su Instagram e su Facebook, approfittate dell'occasione. Vi lascio tutti i link qua giù in info box. Questo video è una chiamata alle armi. Una chiamata alle armi per il corso di disegno. In tantissimi mi state scrivendo: Ombretta, sono ancora in tempo per iscrivermi al corso di disegno. Ombretta, ci sono ancora pochi posti per il corso di disegno. E allora ricapitoliamo il tutto, facciamo il punto della situazione, vi spiego come iscrivervi al primo anno del corso di disegno e vi dico sin da subito che sì, le iscrizioni sono ancora aperte e vi dirò adesso il perché. Il corso di disegno di Arte per te si tiene da 7 anni sui miei social. Si svolge così: ogni mercoledì sera io assegno un compito alle diverse classi del corso, che in questo momento sono 5 classi, primo, secondo, terzo, quarto e senior. A queste classi do un compito e spiego loro come farlo, con quale tecnica e in quale data ed entro che ora pubblicare il compito sulla mia pagina Facebook Arte per te. Nella data che ho segnato nel compito, io andrò poi a correggere tutti i compiti, a ricondividerli sulla mia pagina, e la sera del mercoledì alle 21 io arrivo su YouTube a parlare in diretta con voi dei compiti effettuati, degli errori riscontrati, dei complimenti da farvi se avete fatto cose buone e soprattutto vi assegno il nuovo compito e vi spiego le direttive per il nuovo compito. Questo è il corso di disegno di Arte per te. Per fare il compito c'è circa un mesetto di tempo, perché tra una classe e l'altra intercorre un mese di tempo prima che si riconcluda il ciclo, quindi in un anno ci saranno circa 10 disegni da svolgere per 9-10 disegni da svolgere per ogni classe. Quest'anno per accedere al corso di disegno c'è una novità. Il primo anno per accedere dovrà versare un contributo di 100 euro che si versa soltanto al primo anno e dà il diritto di accesso al corso, alla frequentazione di tutte e 5 le classi del corso, che poi non sono 5 perché nei senior potrete rimanere a vita, quindi a vita potrete far parte del corso di Arte per te. Nei video precedenti avevo detto che la data di scadenza si sarebbe conclusa, che la data di scadenza all'iscrizione sarebbe stata l'11 ottobre, perché negli anni precedenti, quando il corso era gratuito, io avevo 400 persone in lista d'attesa per entrare al corso. Io faccio classi da 50 persone circa dallo scorso anno, e oltre quelle 50 persone io avevo in coda altre 400 persone che potrete vedere in lista su Instagram nella foto che l'anno scorso postai per l'iscrizione al corso, quindi non vi sto dicendo menzogne, c'erano davvero queste persone. Quest'anno però, con l'introduzione delle 100 euro, c'è stata una sorta di scrematura naturale. Diciamo che sono rimasti a voler entrare al corso di disegno soltanto quelli più convinti, quelli seriamente convinti, quelli che prendono l'impegno per com'è, perché dovendo dare un piccolo quid, ovviamente c'è un piccolo investimento a cui si vuole ottemperare in maniera coscienziosa, ed è giustissimo. Cosa ha portato tutto ciò? Al fatto che oggi, che è il 14 ottobre, il corso è già iniziato, ho già assegnato il primo compito, gli iscritti alla classe sono una trentina, quindi ho mezza classe, si può dire 20 persone, 20 posti vacanti. Ora, non importa perché la classe partirà lo stesso, ma se c'è qualcuno di voi che magari si è scoraggiato dall'imminenza della data di scadenza e non ha effettuato l'accesso al corso, voglio dirvi, ragazzi, siete ancora in tempo per farlo. Io le iscrizioni le manterrò aperte, potrete iscrivervi al corso quando vorrete. Naturalmente il costo sarà ugualmente di 100 euro, anche se ci penserete a marzo, perché è una vostra scelta il corso. Così è e così rimane. Naturalmente, più in là vi iscriverete, più lezioni perderete e più possibilità di allenarvi andrete a sciupare. Quindi iscrivetevi per tempo se siete convinti di volerlo fare. Questo ha portato grandi migliorie al corso, perché io, avendo una classe selezionata e piccola, potrò seguirla in maniera
concentrata e sicura, sono quelle persone che sicuramente vogliono partecipare e quindi anche l'anno prossimo sarete altrettanto pochi e via discorrendo nell'anno e io potrò lavorare sicuramente meglio ai vostri lavori. Come si paga il contributo? Molto semplice, si può fare un versamento PayPal tramite appunto il mio account PayPal che trovate sull'home page del canale Arte per Te, vi metto anche il link qui giù in info box. E ve lo metto anche tra i commenti se siete su Facebook, oppure tramite bonifico bancario. In questo caso contattatemi privatamente sulla pagina Facebook di Arte per Te, oppure tramite mail arteperte@hotmail.it e io vi darò tutte le indicazioni per poter procedere con il pagamento. Basta, è semplicissimo. Se volete partecipare, ancora i posti ci sono. Se non volete partecipare, non ci fa niente, potrete comunque stare a guardare quello che, le meraviglie che fanno gli iscritti al corso di disegno di Arte per Te. Questo vi dovevo dire e questo vi ho detto e ora vi saluto e vi lascio alla vostra giornata. Un grande bacio a tutti da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!